Seconda edizione di questo progetto, ce ne parli? Sì, il progetto come l'altro anno si svolge un po' a mare e un po' a terra. Il martedì i ragazzi prendono il mare per imparare a governare la barca a vela e il mercoledì con il pullman, con i mezzi pubblici, partono e vanno a Orto Storto, a Montalto e poi tornano con il treno accompagnati dai nostri accompagnatori. E là alcuni di loro fanno cucina a turno, cucina e sala, quindi apparecchiano, sparecchiano, imparano tutto ciò che è importante per gestire, diciamo così, un piccolo ristorante. E altri invece fanno lavori con gli animali oppure sul campo, orticoltura, giardinaggio, semenzai, trapianti di piantine, potatura di alberi. Ecco, imparano tutto ciò che è importante per gestire, diciamo, la campagna. Stiamo andando avanti per tappe, a giugno pensiamo di far preparare il pranzo di chiusura a questi ragazzi e di farlo anche servire a tavola. E successivamente pensiamo di impiantare un piccolo orto gestito interamente da loro dall'inizio fino alla fine, cioè piantare, far crescere le piante con concimazioni e annaffiature e poi la raccolta dei prodotti. Un importante progetto di inclusione sociale finanziato come sempre dalla Fondazione Caricip. Sì, questo è il secondo anno per questo tipo di progetto. È un progetto a quale la Fondazione tiene in maniera particolare in quanto c'è quella sinergia che noi andiamo chiedendo da sempre e che devo dire che gli amici della Tarsiera Romana hanno sempre operato. Questa volta c'è una sinergia importante fra terra e mare che serve sicuramente a questi ragazzi, oltre che a fare sport, perché poi la vela è uno sport, a impegnarsi su altre cose comunque importanti. Intanto conoscere la terra, conoscere i frutti della terra e poi fare in modo che loro stessi diventino protagonisti di questo lavoro. Ritengo che sia molto educativo e molto formativo, quindi sicuramente bisogna andare avanti con questi progetti, estendendoli magari con dei criteri particolari sempre di più anche ad altre associazioni, perché sono, ripeto, progetti veramente molto importanti.